Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Facciamo un po' il punto della situazione relativamente alla questione ArcelorMittal, gli incontri in conference call con la regione, col presidente Emiliano, i contatti con il prefetto. L'USB e le altre sigle sindacali hanno denunciato la situazione proprio di impossibilità di andare avanti con ArcelorMittal, e a fronte di questa situazione vediamo che Lucia Morselli, presidente e amministratore delegato di ArcelorMittal, a Porta a Porta descrive la situazione di ArcelorMittal come la realtà, una delle realtà siderurgiche più fiorenti d'Europa, nega ogni problema. Insomma, sembra un quadro proprio completamente opposto, è un quadro completamente opposto quello descritto dalla Morselli rispetto alla realtà. È chiaro che senza contraddittorio per la Morselli era facile negare l'evidenza. Spiace assistere, come dire, a trasmissioni di prestigio come Porta a Porta, che sono tanti anni, come dire, che va in onda, spiace assistere ad una discussione senza contraddittorio in cui l'unica persona invitata, la dottoressa Lucia Morselli, racconta una realtà che non esiste, addirittura usando anche toni secondo me completamente sbagliati che suonano come schiaffi nei confronti dei lavoratori della comunità. Ecco, parliamo di questi incontri che ci sono stati con la regione e con la prefettura. La regione in che misura può sostenere la vostra battaglia, la nostra battaglia, la battaglia dei cittadini di Taranto? Ma credo che se si vuole un minimo di riscontro positivo su una battaglia così complessa come la questione Ilva, credo che l'obiettivo primario deve essere tentare di uniformare a livello istituzionale, a livello sindacale, a livello di associazionismo tutti sotto lo stesso punto di vista. È complicato proprio perché Taranto ha questa caratteristica di città, come dire, che vive e che si alimenta di divisioni, però io durante l'incontro ho fatto notare che all'aste di Terni si fa la trattativa, il comune e la regione sono presenti, a Trieste si fa la trattativa, il comune e la regione sono presenti, dappertutto trattative anche più piccole rispetto a quella dell'Ilva, come dire, le istituzioni locali sono comunque interessate. Sull'Ilva questo ragionamento non si è mai fatto dall'epoca di Calenda, no? Che io ricordo gli scontri che aveva con la regione per tentare continuamente di tenere fuori le istituzioni locali dal tavolo. La posizione del prefetto? Ma col prefetto ci siamo parlati e gli abbiamo raccontato nuovamente tutto quello che sta accadendo all'interno, le anomalie. Abbiamo ribadito, come dire, che anche la prefettura durante quegli incontri avuti con Arcelor è stata oggetto, come dire, di bugie da parte, che la caratteristica un po' che tiene insieme Lucia Morselli e il gruppo di manager che oggi gestisce per conto di Arcelor la fabbrica, cioè si arriva al punto di dire una serie di bugie colossali in sedi importanti, in sedi istituzionali, nascondendo di fatto la verità che è sotto gli occhi di tutti, cioè una fabbrica che praticamente sta collassando, è un colabrodo. Tra l'altro lo voglio ricordare a me stesso, nell'incontro fatto con i ministri Patuanelli, Gualtieri e Catalfo, a un certo punto la Morselli disse in risposta ad una domanda: noi domani mattina possiamo far ripartire l'altoforno fermo in stand by, la FO2. Diciamo, diventa complicato pensare e credere a una cosa del genere. Mentiva sapendo di mentire. Sì, anche e soprattutto perché le notizie che abbiamo, e sono quello che vediamo in fabbrica, che ci danno i delegati, ci danno i lavoratori, stanno smantellando pezzo pezzo l'acceria 1, quindi lasciano presagire che quella sarà un'acceria che non ripartirà più. Però al netto di tutti questi ragionamenti, come dire, sostenere che l'Ilva è un impianto invidiato, che è tecnologicamente più avanzato, che è un onore viverci e lavorare, suona come uno schiaffo ai tanti lavoratori che stanno in cassa integrazione, ma soprattutto alle tantissime persone che stanno subendo dal punto di vista sanitario quello che l'Ilva produce ormai da anni.
Ecco, Rizzo, voi giustamente incontrate i soggetti istituzionali, però ecco quello che io noto: i soggetti istituzionali certamente condividono il grido di dolore che si solleva appunto da voi dipendenti dell'ILVA, da voi forze sindacali, però poi bisognerebbe anche passare da parte loro alla fase dell'intervento, perché dire sì, la situazione è questa, siamo con voi, condividiamo le vostre sofferenze, le vostre lagnanze, però poi non basta. Un intervento istituzionale forte presso il governo, quindi lo può fare certamente la regione, lo può fare certamente il prefetto, altrimenti staremo da qui fino all'eternità a denunciare situazioni che vanno sempre più incancrenendosi. Sì, ma quello è il punto di debolezza di tutta questa vicenda. Probabilmente la politica si fa forza del fatto che ci sono le divisioni, quindi a Taranto, come dire, città piccola, ci sono 10 idee diverse rispetto all'ILVA, e queste 10 idee diverse non riescono a fare sintesi neanche sulle cose in cui sono d'accordo. Credo che diventi la giustificazione della politica rispetto all'indecisione, perché poi nei fatti ci hanno preso, consegnato a sta multinazionale, e sotto gli occhi di tutti, anche della politica, le angherie questa multinazionale continua a commettere sui dipendenti, sulla città, ma c'è da parte della politica, che conta, della politica nazionale, quasi, come dire, un distacco fra quello che avviene e quello che viene raccontato. Ecco, mi sembra quasi che si creda molto di più alla versione romanzata, fiabesca della Morselli che descrive, come dire, un mondo che non esiste, rispetto a quello che viene denunciato tutti i giorni dai lavoratori. Poi apro e chiudo parentesi, anche qua la politica dovrebbe fare un ragionamento molto semplice. Ci troviamo di fronte ad un impianto che in questo momento non è in condizioni di sicurezza idonee, e tra l'altro, da quanto mi risulta, in questo momento stanno facendo gli accertamenti anche gli uomini della gestione commissariale, e pare che stanno sollevando tutta una serie di problemi che noi abbiamo denunciato, stiamo denunciando da tempo. Dall'altro viene a mancare, se posso usare questo termine, diciamo, antipatico, un po' la compensazione, perché al netto dell'inquinamento non corrispondono più i posti di lavoro. Cioè, il problema grosso poi è quello, no? Tu hai la stragrande maggioranza delle persone che sta fuori in cassa integrazione, che campa con quattro soldi, gente che comunque alla fine ha famiglia, impegni familiari, e quindi si trova a pagare per colpe che non sono sue. E poi c'è la questione regina, la questione madre, no? La questione del dramma sanitario. Qui, come dire, la politica nazionale non ha mai messo un punto fermo rispetto a questa questione. Ci hanno raccontato dell'AIA. AIA, tra l'altro, come dire, che è stata l'attività AIA, che sono stati sospesi da ArcelorMittal. Anche su questo, come dire, noi abbiamo fatto delle domande in sede ministeriale durante quell'incontro, le risposte non sono arrivate. Cioè, non sappiamo oggi nei fatti, come dire, che idea hanno rispetto all'attività AIA. Ma la dico di più: ieri da Vespa la Morselli parlava di 7.500 lavoratori e del fatto che il governo sapeva già da marzo. Ma il paradosso è proprio questo: il governo lo sa. Vespa invita la Morselli, che parla liberamente di questo piano, di questo accordo del 4 marzo e poi del piano industriale presentato da Mittal, in cui ci sono gli esuberi, ma noi come sindacato che rappresentiamo i lavoratori, nessuno di noi ha mai ricevuto copia, quindi non è stato ufficializzato, come dire, né l'accordo del 4 marzo e neanche il piano industriale di Mittal. Quindi noi dovremmo fare una discussione partendo dal fatto che non abbiamo i documenti per fare la discussione, cioè parliamo dell'area fritta, e questa è una delle tante anomalie, come dire, di tutta questa vicenda. Poi la soluzione, io lo dico in tutta onestà, il problema qui è che se tutti i soggetti che hanno interesse a salvaguardare Taranto in tutti i suoi aspetti, partendo dalla questione sanitaria, arrivando anche alle questioni di carattere economico che sono importanti e possono, come dire, anche lì dare una mazzata ulteriore alla città, se questi interessi non riescono, come dire, se questi soggetti non riescono a fare un passo indietro e magari avere la capacità di capire che bisogna stare insieme per affrontare questo gigante, io la vedo molto 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 complicata. Abbiamo parlato dei lavoratori di ArcelorMittal, poi c'è purtroppo una landa desolata, abbandonata a se stessa, che evidentemente governo, azienda hanno
così appunto lasciato al suo destino, mi riferisco al destino dei lavoratori ex Ilva in AS. Anche questi sembrano così dispersi. Sì, perché ancora ad oggi non si capisce poi se nell'accordo del 4 marzo i 1800 che stanno in AS ci stanno oppure no. Cioè, a domanda precisa, non ha risposto nessuno su questo. Nel piano di ArcelorMittal sappiamo che non ci stanno. Ma oltre a sto pezzo di lavoratori molto importanti, lavoratori in AS, c'è anche tutta la questione appalto. E parliamo di altri quasi 4.000 lavoratori. Cioè, anche qui Confindustria dovrebbe alzare la voce. Senti, io rispondo. E poi piegarsi un po' ad ArcelorMittal, no, la linea deve essere dura, perché le aziende dell'appalto sono sul lastrico. Io rispondo per me stesso, non posso rispondere né per gli altri sindacati né per Confindustria. Dico solamente che se la logica è dare la fabbrica con la gestione, continuare con la gestione Mittal e i soldi, come dire, ce li mette il governo, soldi pubblici, quindi soldi dei cittadini, io credo che veramente questo, tutto ciò non abbia senso. A un certo punto, come dire, fa bene chi dice quei soldi metteteli a disposizione della comunità, perché magari ne ricaviamo qualcosa di positivo. Parliamo del futuro della fabbrica di ArcelorMittal. Sembrava, attraverso vari sentori, che ArcelorMittal stesse per andare via, o comunque novembre doveva essere così il momento in cui ArcelorMittal tagliava la corda e fuggiva, tra virgolette. Ora però non sappiamo se ArcelorMittal ha bluffato, se ArcelorMittal ha cambiato idea, se ArcelorMittal dovesse, non si sa cosa potrebbe succedere, potrebbe anche rimanere. Tante ipotesi. Però davvero una permanenza di ArcelorMittal sarebbe proprio una sciagura per Taranto, proprio un incancrenimento inverosimile. Cosa succederà? Ma io credo innanzitutto che la volontà di Arso di andare via oramai era chiara. Oggi però c'è un elemento nuovo, oggi c'è la politica nazionale che discute se dare o non dare una dotazione economica pari a quasi 2 miliardi di euro ad una società. Ecco, facciamo un esempio così. Quindi sarebbe ingolosita ArcelorMittal. Come se io volessi lasciare, come dire, queste quattro mura, però a un certo punto c'entrasse il proprietario, a un certo punto mi dicesse: guarda, gli do 2 miliardi di euro, continua a stare qua. Cambia la prospettiva. Cambia la prospettiva, sì, cambierà l'arco temporale, perché probabilmente fra 8 mesi, 9 mesi, 6 mesi, un anno saremo punte da capo. Cioè, prenderanno questi soldi, li faranno sparire perché non faranno nulla di quello che hanno detto, e poi ci troveremo punte da capo. Magari arriverà un altro incentivo. Perché il governo sembra non voler rinunciare ad ArcelorMittal, cioè l'uscita di ArcelorMittal potrebbe impaurire il governo. Io, quando ci ho parlato con i ministri, ho detto chiaramente che, come dire, mi sembra assurdo che si facciano schiaffeggiare in questa maniera da una multinazionale. Cioè, la politica, no, il rispetto istituzionale ci dovrebbe essere, lo si chiede ai cittadini, ma quando una multinazionale, come dire, di fronte a tutti continua a prendere in giro, non prende in giro Francesco Rizzo o il lavoratore Ypsilon, ma prende in giro chi ci governa, come dire, io sono molto preoccupato, perché a un certo punto mi aspetto che chi ci governa prenda una posizione anche a difesa, ecco, anche patriottica, e faccia capire a questa multinazionale che questo non è il paese dei balocchi. Qui non si può venire, fare e disfare tutto quello che vogliono, come dire, addirittura arrivare pure al punto di chiedere i soldi allo Stato per portare avanti una fabbrica che in questo momento, come dire, siamo quasi arrivati agli sgoccioli. Per concludere, si era ipotizzata uno scenario del genere, lo Stato che entra nella fabbrica attraverso una partecipata attraverso Invitalia, comunque una società, una realtà parastatale, diciamo, con magari il supporto di un partner privato. Ecco, questo poteva essere lo scenario quando si pensava alla uscita di ArcelorMittal. Senti, il nodo è questo in questo momento. Arcelor continua a gestire, quindi lo Stato tramite le società ci mette i soldi.
Secondo noi questa prospettiva non solo ci mette in difficoltà rispetto al modello di gestione di Arcelor, che non è un modello di gestione normale, fra virgolette, politicamente secondo me sarebbe una sconfitta, perché il governo accetterebbe il ricatto perpetuo da parte di Arcelor, e quindi non si lamentino poi quando, come dire, le persone perdono fiducia nelle istituzioni, perché sono le istituzioni con le azioni che fanno perdere fiducia ai cittadini comuni. Noi sosteniamo che la fabbrica dovrebbe essere nazionalizzata, perché la nazionalizzazione ti permette poi alla fine di aprire ragionamenti completamente diversi. La dico così: con Arcelor non ci sono ragionamenti in campo che possono andare oltre la fabbrica, con Arcelor dentro. Con lo Stato, ecco, la dico a parole mie, quel 1,8 miliardi ce lo metti sulla gestione statale, a un certo punto la prima operazione che fai è metti in sicurezza la fabbrica, dai ristoro ai lavoratori che stanno in cassa integrazione, che stanno subendo, sia quelli Arcelor, quelli AS, e a un certo punto, come dire, incominci ad innescare il meccanismo per la riconversione economica. Con 1,8 miliardi ha voglia, come dire, no, a mettere in campo tutta una serie di idee per andare a ricollocare il personale, per creare alternative future. Lo dico che non serve tanto alla popolazione attuale di lavoratori, no, perché poi alla fine, se il governo vuole, gli strumenti ci sono, noi li abbiamo suggeriti. Non c'è solo la questione dell'incentivo all'esodo, c'è la questione dell'amianto, no? Cioè, a Taranto si muore ancora per amianto, è una delle pochissime città in cui c'è ancora una percentuale molto elevata. Si muore per tutte le malattie tumorali provocate da quell'industria. Quindi anche lì uno strumento, come dire, legislativo che mette in condizione i lavoratori di quella fabbrica e dell'appalto di andare un attimo prima in pensione, non come sorta di favore, ma come sorta di risarcimento rispetto a quello che hanno subito. Cioè, le condizioni ci sono tutte. Il problema è: che vuole fare il governo? A me sembra che la politica sulla vicenda Ilva da 10 anni continua a rinviare il problema. Questo rinvio però che cosa sta provocando? Un peggioramento sensibile della sicurezza all'interno della fabbrica. Comunque sta comportando perdita di posti di lavoro continui, e soprattutto il problema grosso è che non si sta creando l'alternativa a quella che dovrebbe essere poi l'alternativa occupazionale a quella fabbrica. E questo, come dire, il vero problema, no? I nostri figli domani che fanno al netto del fatto che quella fabbrica comunque sarà chiusa? Cioè, Taranto perché non merita di avere chance così come ce l'hanno altre città, tipo Genova, Trieste, in cui l'economia non è schiacciata sul polo industriale, ma è un'economia, come dire, che abbraccia tutta una serie di settori. Noi qui a Taranto purtroppo abbiamo questo tipo di economia che è completamente schiacciato sul polo industriale, e il compito di una politica seria sarebbe quello, come dire, di, ecco, slegarci, di sciogliere quelle catene che ci legano alla grande industria. Facendo che cosa? Quello che abbiamo detto, cioè incominciando a mettere in campo idee serie e partendo dal presupposto che tutto può accadere, ma non può succedere che si continui a morire a causa di quell'industria.